Che siate già sportivi o che stiate per diventarlo, questo posto è per voi. Sono in Friuli Venezia Giulia, esattamente alla partenza degli impianti del Monte Zoncolan. Con questa neve meravigliosa oggi proverò ben 3 attività sportive e comincerò con la fat bike. Località che tappa simbolo del Giro d'Italia, non potevo esimermi dal pedalare, seppur con la neve. Si può fare grazie alla Fat Bike, dotata di speciali gomme che consentono di affrontare terreni come sabbia, fango e neve. Questa ha la pedalata assistita, che permette di spingersi oltre le proprie possibilità. Così, anche se non sei Vincenzo Nibali, puoi goderti fantastici scenari e percorrere salite impegnative. Silvio Ortis, maestro di mountain bike, organizza le uscite con questi gioielli a 2 ruote, proponendo il percorso più adatto alle vostre capacità e richieste. Impiegherete pochi minuti per capire come funziona la pedalata assistita e vedere come quelle ruotone agiscono sulla neve. Poi ci sarà spazio solo per il divertimento. È il momento di provare un altro sport. Raggiungo Vittorio Nodale, istruttore nazionale di Telemark. Telemark è il nome della contea norvegese dove questo sport, detto anche sci a tallone libero, è stato inventato. È così affascinante veder scendere gli sciatori con questa tecnica che ho voluto provare. E dopo aver infilato gli scarponi con il soffietto che permette al piede di piegarsi meglio e gli sci con lo speciale attacco, siamo andati sulla pista baby, dove ho cercato di prendere confidenza con il movimento, capendo immediatamente che si tratta di un'attività impegnativa, soprattutto per arti inferiori e core. Mi sono dovuta concentrare parecchio per tirare fuori 2 curve di fila, ma la soddisfazione di riuscirci è tanta, specie se la discesa diventa più ripida. L'ultima attività in cui mi cimenterò sarà lo sci alpino. Ho già messo gli scarponi, ho indossato anche gli sci e sono in compagnia di Ivan De Crignis, che è il maestro della scuola Carnia Zoncolan. Buongiorno Ivan. Ciao, buongiorno. Io sono circa 30 anni che non scio insieme a un maestro, per cui sarò tutta orecchio e ascolterò ogni tuo consiglio. Io sono qua apposta, poi si dice che è come andare in bicicletta, che non ci si dimentica mai. Andiamo. L'ora di godersi le bellissime piste dello Zoncolan. Farlo assieme ad un maestro di sci mi permette di approfittare delle sue competenze tecniche, ma anche della sua conoscenza del territorio. E pista dopo pista ci spostiamo nella zona più panoramica, la cima Tamai. Una vista spettacolare che nelle giornate più limpide consente di vedere perfino Trieste e il suo golfo. La mia permanenza allo Zoncolan, ahimè, è finita. È stata una giornata sicuramente impegnativa ma divertentissima. Ho trovato veramente piste per tutti i gusti e ci sono anche tantissime attività sportive da provare. Siete pronti? A voi!